Cari amici di Il Treno Day, adesso c'è una coppia qui con noi, vi volete presentare, come vi chiamate voi? Vanina e Vincenzo. Allora, questa è una storia molto particolare, noi ve la raccontiamo con un video messaggio, dopodiché decidiamo cosa fare. Volete lanciare voi la vostra storia, la raccontiamo. Vai col video messaggio. Un po' gay, però mandiamo il video messaggio. Andiamo col video messaggio. Vanina e Vincenzo rappresentano la coppia tipo dello stereotipo del tipo dello stereo, insomma la coppia ideale. Il loro amore sboccia come un tulipano nell'estate del 2000, quando Vincenzo, allora scippatore professionista, nell'intento di rubare la borsetta ad una vecchietta davanti all'ufficio postale, tocca per sbaglio il sedere di Vanina, che vede in Vincenzo l'uomo ideale per un futuro da trascorrere insieme. Da allora non si sono mai più lasciati e nonostante hanno casa e tutto quello che serve per il loro matrimonio, c'è ancora qualcosa che li frena. La scelta del fotografo ideale. Bellissima la vostra storia, siamo di nuovo qui. Allora, ma guarda, questa cosa è bellissima, quando vediamo una coppia così innamorata, Grazie. quindi l'unica cosa che manca per coronare il vostro sogno è il fotografo. Ci manca il Sì, in fotografo. effetti sì, soltanto il fotografo. E noi abbiamo fatto un pochino, ecco, di valutazioni. Ce ne sta uno all'arino, si chiama Francesco, è bravissimo, bravissimo professionalmente, ottimo. Allora, siccome siamo il Treno Day, noi Grazie. vi accompagniamo da Francesco e vi faremo sposare. Vogliamo andare? Arriviamo, Francesco! E andiamo. E qui, siamo arrivati. Ma siete sicuri che Bello! questo è un fotografo? Qua è tutto sfasciato. Ci sta scritto Studio Frane. No, no, Frane! È in inglese! Frame! Frame! Frame in inglese! Ah, sembra una parolaccia così. No, no, no! Andiamo a conoscere sto Ma fotografo, come no? andiamo. Andiamo, andiamo! E come mai da queste parti? Signore Francesco, Francesco, Francesco. io ho portato una coppia di sposi che dice che ha sentito parlare bene di voi, dobbiamo trovare una cosa, non so, cioè dobbiamo trovare qualcosa, loro si devono sposare, non so se lei fa pure i matrimoni. E Qualche volta. allora li posso Sì, chiamare? prego, ci Ci accomodiamo. accomodiamo. Prego, prego. Ragazzi, ci accomodiamo. Volentieri. Buonasera. Buonasera. Signor Francesco, qua è tutto bello, complimenti per questa attività. Grazie, grazie. Ora, prima che loro parlino, un attimo solo. Io ho visto una cosa strana qua davanti. Prima di tutto sembra che hanno lanciato le bombe, cioè tutto sfasciato. Prima Marciapiede nuovo. di Natale hanno sfasciato le cose. Ebbene sì. Vabbè, comunque. Poi ho letto sull'insegna, ma voi siete veramente un fotografo. Ho letto Studio Frane, non è che studiate il suolo, le No, frane. Ho no, visto pure no, rotte. no. No, no, sono fotografo. Studio Frane, perché? No, ma è Frame, frame in frame. English, in Bellissimo. inglese. Vabbè, l'ignoranza sono io, È vabbè. studio Insomma, frame. Studio vi frame. spieghiamo la storia di questi due ragazzi. Noi dobbiamo fare un servizio fotografico. Loro hanno saputo che voi siete il migliore a prezzi, contenuti e tutto. C'è qualche offerta in questo periodo, prima di tutto. Sì, come no. In questo periodo, anzi, loro sono stati fortunatissimi che sono venuti in questo periodo. Siamo pure fortunati, ragazzi. No, Bene, ma... siamo fortunati. Allora, Ci fidiamo anche di lei, Nicola. mi fa piacere Ci ha perché il parlato benissimo, treno. signor Nicola. Siamo venuti apposta con lui. Meno male, guardi, guardi. Ci tratti bene, ci tratti Sì, bene. Treno dei Comunque. questi mi stanno aspettando da 20 anni per sposare, per il fotografo ancora non si sposa, ma hanno trovato il fotografo ideale, Avete quindi fatto bene a questo venire qua. il treno dei, voi sapete che risolve un po' questi problemi. Sentite un pochettino, ci Dì. dico un po' di cose, come si svolge, dal più alto al più basso, insomma, come funziona un servizio fotografico. Voi due vi chiamate, scusate? Vanina e Vincenzo. Ok, piacere, Francesco. Se... Ognuno il nome che si merita, Nicola. Niente, queste sono un po' di Cioè, mi fotografie. scusi, signor Francesco, ma noi venimo da Roma, eh. Cioè, venimo da Roma apposta da lei perché sappiamo che è Vabbè, bravo. dai, da Frosinone, non è proprio Roma, Vabbè, ma noi dai. siamo venuti apposta da lei perché sappiamo che è Vabbè, bravo, comunque, che è professionale, fatelo che c'è. No, parlare. io voglio dire così ci tratta meglio, Fatelo parlare, sentiamo. che questo già fa il doppio lavoro, che cura le frane e le cose. Fatelo parlare almeno. Niente, servizi fotografici ci sono quelli tradizionali, qui ci sono un po' di fotografie. Che significa tradizionale? Tradizionale significa che le fotografie vengono stampate e attaccate sull'album che poi voi sceglierete, che poi gli Le sposi andranno a figurine della scegliere. panina, avete capito come Va funziona? bene, va bene. No, sono Non proprio. bellissimi questi Poi ci album. sono i servizi Apriamo, eh? digitali, che
Ma quest'album è meraviglioso, guarda che nuove cose che inventano, eh? A voi cosa piace di più, il servizio digitale o tipo è il migliore, quello che ci consiglia questi, il signor Francesco, quello è migliore, vediamo i prezzi, ecco, perché qua paghiamo noi del treno di, capito? Guardi, io andrei più sul digitale, che dice lei? Che sì, il digitale è molto bello, tra l'altro è uno dei servizi che sta andando molto, soprattutto in quest'ultimo periodo, nelle coppie giovani come voi, ecco. Hanno 50 anni, sono 20 anni che si devono sposare, questo è colpa del foto. Ma non è mio padre, lui è il mio sposo, ha capito, non è mio padre. Questo. Ha capito, ecco, sì, tutti sì, pensano che sia accompagnata da quella, mio padre. Ma quale è tuo padre? Si vede che sono lo sposo. Ma che sembro vecchio, quella, non ho capito. La suocera, non tanto lo può vedere, vuol dire pure quest'altra cosa. Vediamo vabbè, un po' che c'è, quello è un difetto di tutti, è un problema di tutti. I prezzi sono contenutissimi. Vabbè, non li vogliamo sapere precisi, però diciamo, su per giù, insomma, dice questo costa di più, questo costa di meno. I servizi digitali hanno un costo più elevato rispetto ai tradizionali, proprio perché c'è un diverso processo di stampa e un diverso tipo di prodotto, ecco, non è la classica fotografia. E si vede che è bellissimo. Questo guarda, per sposto della mia, è bella veramente questa cosa qui, chissà quanto costa. Comunque. No, non costa. No, non comunque. Ci hanno detto che non costa molto, eh? No, sappiamo che è molto professionale. Tu che ci consigli? Io consiglio, prima di tutto, io digitale, insomma, è una parola grossa, perché io non so che significa, allora voglio stare un po' attento, perché qua digitale va a finire che chissà quanto costa. No, volevo sapere, io una volta si parlava di un tipo di foto color sena, per una cosa che c'è, foto no, sena. No, il color seppia. Ho sbagliato pesce. Che ecco, cosa? Tipo questo è un color seppia. Ah, ecco, questa è una bella foto. È tutto bello, guarda quante foto, guarda. Ma qui c'è una vasta scelta di sì, queste foto. Sì, ci sono tantissime. Voi vi piacciono queste foto? Tutte. Io sono deciso. Per esempio, vedete questa? Che bello. Questa è bella. Con la scritta, bellissima. Come si fa a fare la scritta sopra le foto? Beh, ormai la tecnologia di adesso permette di fare anche questo. Nel senso che comunque si scatta in digitale. Ascolta, prima che procediamo, ma è sicuro che lei fa il fotografo, non è che cura lei fra, che ho letto quell'insegno, mi è rimasto un po' impresso. Sono fotografo. Voi sì, ma io ho visto anche tutte le specializzazioni che ha lui, guarda, incredibile. No, ma siamo venuti da Roma, mica siamo venuti da... Ma perché dalla faccia non si direbbe, però vuole. No, è un professionista, caro. Ho capito, quindi, siamo venuti da Roma, mica da Lerino. Quindi fammi capire questa cosa, allora... Voi potete fare pure i filmini, per capire. Sì, sì, certo. Io il servizio mio è foto e video. Poi sta agli sposi scegliere se vogliono solamente le foto oppure optare anche per voi il filmino. Voi volete pure no, i filmini? No, noi tutto, sì. Ci hanno detto che... Sono 20 anni che stiamo aspettando. Sì. Ok. Tra l'altro... Che fa un prezzo buono. Mi avvalgo di cameraman, di professionisti. Ho capito. Cui... Quindi, diciamo, il servizio è garantito. Ora, per evitare che il servizio ce lo fate voi a noi, come stanno le cose, non so se hai capito la metafora. Allora... Noi, io dico sinceramente, noi il treno dei soddisfiamo un po' questa gente, questa qualche bella coppia di piccioncini qua. Ci vogliamo dare un bacio, amore, così questi, ci vedete che siamo questi innamorati. Sono lo vedi? Dai, lo vedi? Questi, ci manca solo il fotografo. Questo è il fotografo, che si sposano. Sì, state... sono 20 anni che stiamo aspettando, volevamo fare una cosa ma voi, bene, io poi con una professionalità io... così tanto avanzata come il signore io, qua, sinceramente... Francesco, che siamo venuti da Roma, da Frosinone, siamo venuti qua apposta per sposarci. Ho capito, hanno scelto noi per pagare, da Frosinone pagavano loro, qua paghiamo noi, sono venuti qua. Ah. Ma voi ci siete proprio d'accordo a sposarvi? Cioè, sì, certo. Allora qua dobbiamo soltanto trattare un pochettino. Allora, ti dicevo che c'era un'offerta in questo periodo. Sì, sì, in questo periodo stiamo promuovendo i nuovi prodotti per il 2008 e quindi... per cui sto diciamo facendo dei pacchetti ad hoc per tutti gli sposi. Okay. Signor Francesco, qua dobbiamo quagliare. Dica. Facciamo una cosa, io voglio regalare questo servizio a questi ragazzi così si sposano. Ma no, davvero? Sì, l'unica cosa, per risparmiare, guarda, le fotografie se le facciamo in bianco e nero, le fotografie per risparmiare, magari pure il filmino in bianco e nero, così sì, in bianco e nero. Vi posso dare del tuo? Certo. Francesco, il problema è, non è risparmiare facendo la foto in bianco e nero. La foto in bianco e nero comunque ha un costo attualmente diciamo anche superiore a quella risparmiare non significa risparmiare sul prezzo, ma scegliere la professionalità, cioè nel senso che è meglio che uno si affidi a un bravo fotografo. Sì, ma chiedo scusa, ma in bianco e nero uno deve risparmiare, scusa, non ci sta il colore. No, è la stessa procedura. A me piace in bianco e nero, c'ho pure una foto, la faccio vedere. Fai vedere la foto. Guardi, ho portato la foto, che secondo me la sua professionalità ci riesce benissimo. Vedi la loro foto, così, che, ma sono conservato, così facciamo il prezzo. Ecco, dopo, vediamo un pochettino. Mi piacerebbe una foto come questa, vede? Sì, sì. Oddio, mi sono sbagliato. Ma chi è questa?
visto? Ma mi sono sbagliato, amore, aspetta. No, ti lascio. Ma che mi lasci? Aspetta, amore. Volevo come questo ormai. Arrivederci. Come quella. Ok. Signor Francesco, qua purtroppo è andata a finire male la storia. Questa foto gliela do a lei. Questa per una fotografia. È anche una bella ragazza. Il problema è che non è la sua ragazza, capito? Ah. Quindi è successo il patatrac. Niente, mi sa che questo matrimonio non si ha da fare, come si diceva nella vecchia Roma. Dove si diceva non si ha da fare? Vabbè. Manzoni. Manzoni, ok. Ascolta, perché col treno non ci arriva questo Manzoni? A Roma se Manzoni mai... No, arrivo. Comunque, niente, guardi, io capisco che lei farà tanti altri matrimoni, non si preoccupi, purtroppo è andata a finire così. No, mi dispiace perché... No, mi dispiace, a me non dispiace perché devo pagare io, sinceramente. Comunque, vabbè, non si vedono neanche. Ma poi faranno pace fra 5-6 anni, magari torniamo. Niente, ma voi fate anche le foto tessere, queste cose? Sì, sì, un po'. Allora, facciamo, per farlo guadagnare 5 euro, sono finiti qua, facciamo una foto tessera, va. Facciamo una foto tessera. Ci siamo. Okay, metta diritto. Diretto, io parlo così come i treni, dirette. Senti, ma col cappello vuole fare la foto tessera? Perché? Dove me lo devo mettere? Il cappello blu, la giacca verde. Ma voi devo rendere conto pure a lei, così come le ferrovie stanno fallendo, ho comprato prima la giacca, poi fra qualche anno anche il cappello. Ma scattiamo la foto, inutile che devo dare spiegazioni pure a lei. Mette diritto. Diretto. Ok, facciamo questa bella foto tessera. Signor Francesco, sì. Per risparmiarla faccio in bianco e nero.